Secondo successo consecutivo per il Teramo che batte 2-1 la Pistoiese, gestendo vantaggio ed infortuni che i biancorossi trovano via via nel corso del match. Guidi risponde alle assenze, soprattutto in difesa, inserendo di nuovo titolare Aziosmanovic al posto di Bois, ma la vera sorpresa è in mediana, dove Viero sfila la maglia a rossetti e torna dal primo minuto. Nessuna variazione per i restanti, mentre Moretti nella Pistoiese prende il posto dello squalificato Ricci, con Vano e l'ex Pinzauti in avanti. La gara inizia nel migliore dei modi per il Teramo, perché Arrigoni al settimo, in fase di costruzione, cambia gioco sulla sinistra, dove Viero in area rientra con il destro e si libera lo spazio, con cui infila Pozzi per il vantaggio biancorosso. La Pistoiese non reagisce e non bisogna aspettare molto per il raddoppio del Teramo, che arriva al minuto 16. Bernardotto lavora un ottimo pallone per Malotti, che si infila centralmente con la difesa arancione, che colpevolmente si apre e lascia spazio al mancino dell'attaccante del Diavolo, che infila ancora Pozzi per il 2-0. I paroli di casa non reagiscono e la formazione di Guidi sfiora il Trise a un traversone dalla destra, su cui né Cucurullo né Rillo riescono ad avventarsi per un soffio. Come a Lucca con Soprano, in Toscana il Teramo perde anzitempo un altro giocatore, e non sarà il solo. Prima della mezz'ora Viero infatti chiede il cambio per far entrare Rossetti al suo posto. Gli arancioni provano ad alzare il baricentro ed è soprattutto Vano a dare battaglia in avanti. Al 38esimo Cucurullo si costruisce un'azione interessante, ma con il mancino non riesce a dare abbastanza forza per impensierire Pozzi. Il gol della Pistoiese però arriva da una delle poche azioni costruite dai padroni di casa. Pinzauti chiama Tozzo alla parata, che mette il pallone in calcio d'angolo. Dagli sviluppi Gennari incorna il gol che riapre la contesa. La formazione di Sassarini chiude la prima frazione con un altro piglio, con un Teramo che invece va in difficoltà nel fronteggiare il ritorno degli avversari, senza però correre grossi pericoli. La ripresa non inizia bene per il Diavolo, che in uno scatto perde Rosso nel tentativo di controllare un pallone lanciato dalle retrovie da Arrigoni. L'esterno sente tirare, probabilmente Linguine, e fa fatica anche ad uscire con le sue gambe dal terreno di gioco. Gli arancioni ricominciano sulla falsa riga del finale di prima frazione, presentandosi molto più spesso dalle parti di Tozzo. Nonostante le difficoltà, il Teramo prima del quarto d'ora ha una chance ghiotta per il Tris, ma Bernardotto, servito da Malotti, viene murato da Pozzi e sulla rimbattuta non trova la porta in diagonale. Due minuti più tardi i padroni di casa, da un cross dalla sinistra, Vano e poi Romano non riescono in area piccola ad impattare la sfera. Il Teramo ha il merito, con il passare dei minuti, di interrompere mano a mano la pressione dei padroni di casa, e dopo Bernardotto a 10 minuti dal termine e Birligea servito proprio dal compagno di reparto, ad avere l'occasione per chiudere la contesa, ma calcio in maniera sbilenca verso la porta. Nel finale di gara il Teramo perde anche Cucurullo, ma non riuscirà a lasciare il campo, perché il Diavolo fa entrare Fiorani per Bernardotto, ma non riesce a far esordire il giovane Furlan per il centrocampista infortunato, perché terminano gli slot a disposizione. Nelle proteste il direttore di gara estrae il cartellino rosso per il team manager biancorosso Fabio Gatta. La Pistoiese prova a sparacchiare palloni nel recupero nel tentativo di trovare il pareggio, ma il Teramo conserva il risultato e centra una vittoria importantissima per dare continuità al successo contro la Viterbese. Ovviamente si sorride meno per gli infortuni di Viero, Rosso e Cucurullo, da valutare nelle prossime ore in vista dell'impegno di sabato prossimo al Bonolis contro il Gubbio.